Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Nell'incantevole scenario dell'Honduras, l'isola 2024 si è svegliata sotto i riflettori di un'imprevista tempesta mediatica. Al centro della bufera, Matilde Brandi, una showgirl dalle mille sfaccettature, si è ritrovata nell'occhio del ciclone ancor prima che le acque si calmassero. Una ribellione silenziosa ma eloquente è scoppiata contro di lei, orchestrata da un gruppo eterogeneo di VNIP, i quali con astuzia e determinazione, avevano già preso possesso della spiaggia, lasciando i VIP nell'ombra. Peppe di Napoli, pescivendolo dal cuore ardente, la contessa Alina Vereconi Scortecci, dallo spirito indomito, Cadi Gheie, modella dall'animo ribelle, e Pietro Fanelli, poeta dall'anima profonda, hanno unito le loro voci in un coro di dissenso contro la Brandi. Arrogante e casinista, hanno dichiarato, quasi in un unisono che risuona come il battito del mare contro la scogliera. Nonostante la tempesta, Matilde Brandi non ha perso la bussola. Con la dignità di chi sa navigare le acque turbolente, ha accolto le critiche come il vento che gonfia le vele, pronta a dimostrare il contrario, o forse no, lasciando un velo di mistero sulle sue future mosse. Vladimir Luxuria, sempre pronta a sollevare il velo sulle dinamiche più nascoste, ha sapientemente alimentato il fuoco della competizione, svelando le tensioni sottostanti. E mentre la Brandi rifletteva sulle parole dei suoi detrattori, altri concorrenti, come Arthur Dainese e Samuel Peron, si trovavano ad affrontare le proprie tempeste, tra nomination e accuse di arroganza e manipolazione. In questo scenario, l'Isola 2024 promette di essere un viaggio indimenticabile, segnato da alleanze, rivalità e soprattutto, da una ricerca incessante della verità. Che ne pensate? Vi piace Matilde Brandi all'Isola dei Famosi? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!